Ok ragazzi, benvenuti nella terza parte del tutorial della riparazione del connettore di alimentazione del Samsung, che sarebbe questo qui ragazzi, eccolo qui, vedete che è stato proprio distrutto. Ok, adesso io l'ho sostituito con un altro che è qui praticamente. Questo è un Samsung, quindi non so se si legge ragazzi, vedete? È un portatile, è un po' vecchiotto questo, non è ultima generazione, è un po' vecchiotto, però non è male. 4 giga di RAM, mi sembra un dual core, se non sbaglio, mi sembra di sì. No, è un i3, quindi è un quad core, quindi ragazzi, vedete, non è proprio, diciamo, non è certo i7, i9, però ragazzi, vedete, è un i3, quindi non è anche male, quindi 4 giga, quad core. E praticamente perché buttarlo se per qualche stupidaggine non va? Quindi basta ripararlo se possiamo. Adesso l'unica cosa è il connettore originale, tagliarlo qui e metterci il suo appropriato che ho sostituito, ragazzi. Questo faremo, ok? Allora, ragazzi, eccoci qui. Sono andato a vedere i connettorini quali erano. Siccome questo tipo qui di connettore, quindi vedete, ve lo faccio vedere, diciamo il dentro è grande, è un po' più grande, la bocca diciamo è più grande. Abbiamo usato questo qui, questo è perfetto, vedete? Eccolo qui. Questo connettorino è proprio il suo. Infatti, se io lo vado a mettere, guardate, ragazzi, ok, è proprio il suo. Perfetto, in modo che è anche fatto a L e quindi rimane praticamente molto più, non era, il suo era dritto, il suo era per dritto, quindi non era fatto così, ma era fatto così, vedete? Quindi è facile che sbatte al muro qui. Questo invece in questo modo vediamo se dovrebbe reggere molto meglio. Comunque io alla cliente glielo ricordo, ragazzi, guardate, cercate di non agitarli molto questi computer, cioè una volta fermi basta, ok? Ho tagliato il suo cavo, eccolo qui, adesso andrò a unirci questo saldandolo. Ok ragazzi, eccolo qui, come vedete l'ho saldati, sia qui diciamo il positivo che il negativo, quindi sono saldati. Adesso andremo a metterci il nastro isolante e di solito io metto l'autorestringente, quindi ragazzi, perché è più pulito, è molto meglio, faccio in questo modo qui, vedete ragazzi come ho fatto qui, è l'autorestringente. Però ragazzi sono sincero, l'ho terminato, dovrei andare a riprenderlo, è sotto le feste, il magazzino non ha molta disponibilità di cose. E infatti mi ha detto a gennaio, diciamo dopo le feste, riporterà il materiale. Quindi per adesso ragazzi faccio in questo sistema. Vedete, poi gli faccio in questo modo, in modo che rimangono divisi e il filo è come se continuasse. Adesso metteremo il nastro e poi accenderemo, ragazzi. Allora, ragazzi, guardate cosa gli ha fatto, diciamo, la cliente. Questo mai, ragazzi, vedete? Forse per accorciare il filo ha pensato, gli faccio un nodo. Non è una corda questa. Se voi gli fate così, ragazzi, il filo giustamente si spezza. Vi ricordo sempre, anche i joystick della PlayStation, dell'Xbox, quello di qualsiasi console, diciamo, che sia, mai arrotolarli così come se fosse un phono, perché se voi fate in questo modo, ragazzi, neanche al phono si fa così, si rompe il filo e dopo un po' non funziona più il joystick. Quindi adesso che faremo? Noi andiamo a sciogliere, vedete il nodo, guardate cosa gli ha fatto, ragazzi. Boh, vabbè, allora eccolo qui, vedete? Andremo a stirarlo, eccolo qui, perfetto. Adesso andremo a accenderlo e provarlo. Mi raccomando, ragazzi, mai fargli nodi strani o arrotolarlo stranamente, perché sono molto delicati. Poi dipende, ragazzi, da chi che sia, nel senso se uno dice ma io ho i soldi, non mi interessa niente, se si rompe lo ricompro, ma non è un ragionamento, nel senso, ragazzi, che comunque sia meglio non romperli, ragazzi, perché comunque a parte che se non li caccia, allora chi ha i genitori, diciamo che gli compra la roba, ragazzi, li cacciano i genitori, quindi alla fine è sempre, non si fa, è come se facessi un dispetto, ad esempio, ai genitori, quindi non lo fate mai, ragazzi, eh? Quindi non è che uno pensa, dice, sa, dice, ma che mi importa a me, non l'ho pagato io, no, ragazzi, no, cercate magari, poi ognuno fa come vuole, io do dei consigli, ragazzi, però cercate di non, magari non fare questo, anche perché poi vi si rompe, succede qualcosa.
Magari i genitori hanno fatto sacrifici pure per comprarvelo se siete magari minorenni o non lavorate. Quindi ragazzi, mi raccomando, specialmente poi sotto questo periodo di feste e di regali, quindi ok ragazzi, anche perché sappiate sempre che i genitori hanno fatto sempre sacrifici e poi ne farete anche voi quando lavorate per vostra moglie e per la famiglia. Quindi ragazzi, mi raccomando, le cose teniamole. Poi se proprio si rompe, va bene, buttiamo, ok. Però se uno ha dimestichezza e può ripararlo, adesso proveremo ad accenderlo, ok? Il funzionamento, se funziona bene. Ok ragazzi, adesso vi farò vedere. Ho preparato il tester perché noi andremo adesso, per sicurezza, adesso ho acceso l'alimentatore, ma andremo a misurare se la tensione è giusta, anche perché ragazzi tutto è possibile, che magari il positivo non deve, normalmente sta in mezzo, quindi qui, quindi ragazzi ve lo faccio vedere così, ok. Qui c'è il positivo, quindi al centro, che sarebbe il più, e il meno ai lati. Ok, andiamo a verificarlo con il tester. Se mi dà la 12 volts, quindi noi metteremo in questo modo la 19, scusate, la 19 volts. Vedete, il negativo è al lato, il positivo è al centro, come simulo praticamente il portatile. Ecco qui che non mi dà, mi dà 19 precise. Quindi non mi dà meno 19, anche perché guardate ragazzi, se faccio così, se io li inverto questi, metto il meno qui, cioè il positivo al negativo e il negativo al positivo del test, guardate cosa scrive. Vedete qui meno 19, non so se si nota. Vedete, quello significa che è sbagliato. Accendiamolo un attimo, ok? Eccolo qui, quello significa al meno 19 che è sbagliato, ragazzi. Quindi non va bene, ok? Adesso andremo ad accenderlo. Ok ragazzi, eccolo qui. Allora, ho fatto la prova senza la batteria, perché? Perché in modo che verifichiamo se si accende per il cavetto oppure perché è la batteria. Quindi comunque sia me lo segnala qui ragazzi, no? Vedete qui me lo segnala, però per sicurezza, siccome le luci si vedono un po' fioche e magari per la telecamera è un po' più, diciamo, come si dice, non riuscite magari a vederle bene per telecamera, per videocamera, io l'ho acceso senza la batteria, così è proprio l'alimentatore. Verifichiamo se funziona benissimo, se carica bene, perché se non ce la faccio accendersi, ragazzi, significa che c'è qualche problema anche nell'alimentatore. Ok, eccolo qui, il PC si è acceso benissimo, eccolo qua, quindi ragazzi, eccolo qui, funzionante, si è acceso. Quindi significa che l'alimentatore funziona benissimo e il nuovo connettore, che è questo qui, va benissimo. Adesso ragazzi, un'altra cosa che vi dico velocemente, ma comunque tutti lo sanno, però alcuni me l'hanno chiesto, ragazzi, o alcuni fanno così. Ragazzi, per il portatile, ricordatevi, non è come il computer fisso. Se voi premete questo pulsante una volta, va in stand-by, non si spegne. Alcuni si pensano che ci si spegne il computer e sta a posto, no, va in stand-by. Quindi, se voi togliete la batteria adesso, significa che il computer cade e quindi Windows si rovina. Al contrario del fisso, invece, che nei BIOS è impostato che se tu lo pigi una volta e lo lasci, si spegne, è come se facessi start e si spegne, start arresta sistema. Quindi, ragazzi, vi dico questa cosa soltanto perché alcuni non lo sanno. Vedete come l'ho pigiato, è tornato così. In questo modo adesso andrà in stand-by, mi richiederà l'account, vedete? Se ce ne sono due, ti farà scegliere, ritornerà. E mai, neanche mai, ragazzi, tenerlo premuto per spegnerlo. Perché? Perché alcuni pensano, ce lo tengo premuto. No, non è un giochetto di un bar. Il giochetto di un bar o accendi e spegni come vuoi. Questo no. E neanche, e adesso, sì, quelli del bar sì, mi sembra, perché hanno un sistema operativo, però è differente. Non è un gioco, un giochetto così. Questo, ragazzi, se lo tenete premuto una volta, due, tre, casca di botto, si spegne o si rovina l'hard disk o si rovina Windows. Quindi, ragazzi, male che vada, si rovina l'hard disk. Nella migliore ipotesi, si rovina Windows. Quindi, ragazzi, attenzione. Se un programma non si chiude, poi, mi sembra che l'ho fatto vedere, però, ad esempio, apriamo risorse del PC, del computer, ok? Allora, eccolo qui. Apriamo un attimino questa, adesso ci metterò un po' perché... Ragazzi, ricordatevi che come è stato un po' fermo, che voi magari lo agganciate a internet, per 10-15 minuti sarà un po' sordomuto, io lo dico così per tra virgolette, il computer, perché non risponde proprio. Ok, adesso se un programma non si chiude, ad esempio, vedete, me ne ha aperti due, io vado sulla X qui, ok? Cerco di chiudere il programma, vediamo se si nota meglio, ve me lo metto più vicino. Ok, allora cerco di chiuderlo, ad esempio...
Devo chiudere un programma, ok ragazzi, cerco di chiuderlo, non si chiude, non arrestate mai il computer di botto o spegnerlo di botto, ma fate prima questa prova. Allora, delle persone fanno questo, inquadro la tastiera, allora normalmente uno fa Ctrl-Alt-Canc, però guardate cosa succede se lo faccio qui, questo era possibile con XP, ma non con questo, se io faccio questo, questo mi fa questo ragazzi, guardate, vedete? Ecco, mi fa disconnetti, cambia utente, blocca computer. Vedi, avvia gestione attività, cioè è un giro, vedete, adesso lo inquadro, è un giro un po' strano, molto meglio, perché devo arrestarlo quando posso fare questo? Guardate ragazzi, io ve lo faccio vedere, inquadriamo, ecco così anche. Allora, usciamo, ok, adesso faremo questo, con una mano sola, non con due che sembra che sto a suonare il pianoforte proprio un po' rozzamente, con una mano, guardate. Fate questo, control, freccia su, esc. In questo modo si aprirà questa, vedete, in sequenza, tenendoli premuti, control, freccia su, esc. Vedete, con questi tre diti, ok, quindi il pollice, così, esatto, tac, tac, tac. Eccoli qui, vedete? Si aprirà questa finestra cosa farà? Sarà la gestione dei programmi che sono in esecuzione. Cliccate qui, facciamo termina attività, tac. Il programma si chiude in automatico. Se anche questo risponde, allora sì che lo spegnete, ragazzi. Ecco, adesso lo faccio vedere meglio, così, eccolo qua. Vedete come appare la finestra? Allora, se io clicco su questi, allora adesso la chiudo, ok? Facciamo così. Allora, per farla apparire, CTRL tenendolo premuto, SHIFT, quindi freccia su tenendolo premuto, ESC tenendolo premuto. Vedete, in sequenza apparirà sempre questa finestra immediata. Andate su termine attività, su quello che è attivo, ci cliccate sopra, in questo caso se io apro ad esempio, facciamo un esempio, apro il lettore Media Player. Ok, mi appare qui, vedete, Media Player Classic, Home Cinema. Clicco sopra, faccio termine attività, si chiude subito. Quindi ragazzi, non impazzitevi a fare cose strane, basta che facciate così. Allora, speriamo che questo tutorial vi sia stato utile, vi ringrazio a tutti, siamo andati anche a 12 minuti, quindi oltre. Grazie a tutti, gentilissimi, e niente, ci rivediamo al prossimo tutorial, ragazzi. Ciao!